Salve e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il notiziario video delle diocesi di Tivoli e di Palestrina. Nell'imminenza della Settimana Santa apriamo l'edizione di oggi con la consegna al Vescovo Mauro Parmegiani da parte della Polizia di Stato dell'olio prodotto con le olive del Giardino della Memoria di Capaci. La consegna è avvenuta presso la Curia di Tivoli giovedì 30 marzo alle 9:30. L'olio che verrà consacrato nella Messa Crismale del Giovedì Santo è frutto degli olivi del Giardino sorto nel luogo della strage del 23 maggio 1992, nella quale persero la vita il giudice Falcone, la moglie e gli agenti della scorta. E quindi ci fu, di fronte a un evento così dirompente, una risposta da parte della società. Fu la goccia, secondo me, che fece traboccare il vaso circa la sensibilità contro la mafia di tanta brava gente italiana che non ne poteva più. Quarto Savona 15, nome della Fiat Croma su cui viaggiava la scorta di Falcone, oggi è il nome dell'associazione che cura questo giardino. Che questo olio sia un simbolo, un augurio, perché tutti quanti noi, credenti e non credenti, possiamo fare Pasqua però, cioè passare da una vita di egoismo, di interessi personali, dove la violenza la fa da padrona, a una vita di armonia, di pace, di fraternità. Proseguiamo il percorso verso la celebrazione della Pasqua. Ricordiamo che il 6 aprile alle 10 presso il santuario di San Vittorino Romano si celebrerà la messa crismale a cui il Vescovo Mauro ha invitato a partecipare le comunità ed i fedeli. In quell'occasione saranno portate le offerte raccolte con la colletta del 26 marzo a favore delle popolazioni colpite dal sisma in Turchia e Siria. Per il giorno di Venerdì Santo, invece, il Vescovo invita le parrocchie, le rettorie e gli istituti religiosi a raccogliere offerte per la colletta Pro Terra Santa, in favore dei fratelli cristiani che abitano i luoghi santi. Voltiamo pagina e passiamo ora alla pastorale giovanile e alla GMG di Lisbona. Si è tenuto infatti domenica 26 marzo presso la parrocchia di San Filippo Neri, Tempio degli Angeli, a Colle Fiorito di Guidonia, il secondo incontro in preparazione alla Giornata Mondiale della Gioventù di agosto sul tema del servizio agli altri. Dio non ti chiama per te stesso, ma ti chiama per servire qualcuno. Quindi l'andare di Maria è un andare incontro, è l'eccoci per gli altri. E servire che cosa significa? Significa concretamente amare. E vi assicuro che aiutare la gente ti rende ricco. E la GMG è un'esperienza che può essere utile per iniziare la scelta. Quale fretta abita la vita? Pensato alla fretta di custodire chi il Signore ci mette sul nostro cammino. Per quanto riguarda la fretta cattiva, è quella legata alla mia routine, cioè quasi a non dare più importanza alle cose che si fanno perché c'è sempre la ripetizione e la fretta nel farle. Qualcuno ha detto che c'è questa fretta che abbiamo tutti, tanta fretta che dimentichiamo che la vita è breve. Però è emersa anche una fretta di servire il Signore, ecco, in alcune restituzioni. Da che cosa devo alzarmi? C'è chi appunto parlava di alzarsi dalla pigrizia, dalla procrastinazione, dal fatto di rimandare sempre al domani. E staccarmi dalla vita odierna e dalla tecnologia per ritrovarmi con me stesso. Allora vi invitiamo da qui fino al prossimo incontro, che sarà appunto il 21 maggio, a chiedere al vostro parroco di fare un'esperienza concreta di servizio. Apriamo adesso uno spazio dedicato alle associazioni laicali, in particolare all'Azione Cattolica della Diocesi di Palestrina. Infatti, una rappresentanza di giovani di AC ha partecipato alla Scuola di Formazione Studenti 2023 che si è tenuta a Montesilvano dal 24 al 26 marzo sul tema Generazione 2030, studenti che cambiano la realtà. Oltre alle lezioni sui temi in programma, durante la 3 giorni organizzata dal Movimento Studenti di AC, i ragazzi hanno potuto prendere parte a numerosi workshop corrispondenti agli obiettivi specifici dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Passiamo ora alla sottosezione Unitalsi di Palestrina, che propone i pellegrinaggi di questo 2023. In particolare, dal 14 al 20 aprile prossimi si andrà a Lourdes in treno, in compagnia della sezione campana.
Ci spostiamo adesso al Santuario di San Vittorino Romano, dove sabato 25 marzo, solennità dell'Annunciazione del Signore, ad un anno dall'atto di consacrazione al Cuore di Maria di Russia e Ucraina da parte di Papa Francesco, si è celebrata una particolare giornata mariana. Forse questa statua è piaciuta in modo particolare in Vaticano, hanno chiesto a noi, noi con grande gioia ve l'abbiamo data, visto che era una cosa così bella e importante per il mondo. Cosa significa consacrare queste nazioni anche se poi la guerra continua? Non è così facile, ma è evidente. Non è che se noi preghiamo otteniamo dei miracoli. La preghiera non serve per avere miracoli, serve perché il nostro cuore sia pronto ad accogliere ciò che avvenga. Se quindi ci sarà che la guerra continua, servirà per questi popoli perché portino la sofferenza con più pace del cuore possibile attraverso la nostra preghiera. Se la guerra finisce, sarà una preghiera gioiosa che immette in un tempo nuovo. La preghiera non cambia i fatti della vita spesso, aiuta noi a vivere i fatti della vita. Lo stesso giorno, 25 marzo, la parrocchia della Santissima Annunziata di Palestrina ha festeggiato la sua festa patronale, preceduta da diversi appuntamenti durante il triduo di preparazione. Questa festa che ci dice che Gesù ci ha amato talmente tanto che si è sporcato. Sporcato in che senso? Ha preso la nostra condizione, con tutte le sue fragilità, con tutte le sue fatiche, con tutti i suoi problemi. Anche la parrocchia di Sant'Andrea Apostolo e tutta la città di Gallicano nel Lazio sono state in festa sabato 25 marzo, celebrando i 40 anni di attività della banda parrocchiale Sant'Andrea Apostolo, nata il 23 marzo 1983 su iniziativa del parroco Pierantonio Orbi. Andiamo in cattedrale ora, dove la comunità parrocchiale di Sant'Agapito e i cittadini di Palestrina hanno accolto domenica 26 marzo il bambino della Araceli, portato dai padri francescani, ed hanno organizzato una raccolta per i bambini meno fortunati seguiti dalla comunità di Sant'Egidio. È con grande gioia che oggi, quinta domenica di Quaresima, con il santo bambino della Araceli, abbiamo fatto visita questa meravigliosa cattedrale di Sant'Agapito in Palestrina. Anche il popolo santo di Dio che si trova nelle parrocchie di Roma o come in questo caso fuori di Roma c'ha diritto di vedere il bambino. Poi Gesù deve essere venerato sì davanti a una statua, però il Signore raggiunge anche se non c'è la presenza reale di una statua chi lo desidera con tutto il cuore. Il mistero di Cristo è un unico mistero, no? Fra poco celebriamo la Pasqua, fra due settimane, ma Cristo è uno, bambino, crocifisso, risorto, è sempre il nostro Salvatore e noi lo accogliamo, lo adoriamo e lo preghiamo di aiutarci a camminare dietro di sé. Lo scorso giovedì 30 marzo, sempre in cattedrale, nell'ambito dell'iniziativa Educare alle emozioni, è stato presentato il libro Per un cuore libero, a cura dell'autrice, la professoressa Maria Pia Colella. Il mio desiderio in questo libro era diventare testimone della possibilità di stare bene prima di ammalarsi e di stare bene dopo essersi ammalati, semplicemente avendo le idee più pulite su come funzioniamo. Una notizia dal carcere di Paliano ora. Martedì 28 marzo, Monsignor Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario generale della CEI, ha fatto visita alla casa circondariale per consegnare le Bibbie ai detenuti. È stato un momento veramente toccante, che ho visto veramente nel volto dei carcerati la gioia di ricevere questo stupendo dono che è la parola di Dio, Dio che vuole parlare all'uomo, da sostegno, forza, armonia e pace a queste persone che vivono veramente le loro difficoltà, le loro sofferenze e si sentono ancora figli di Dio, amati infinitamente da Lui. È un'iniziativa bella, bella perché ovunque arriva la parola di Dio fa fiorire nuove emozioni. Avviandoci a chiusura di puntata, dobbiamo dare la triste notizia della morte di Don Alella Netz Buell, vicario parrocchiale di San Rocco in Olevano Romano, dove ha raggiunto poco più di un anno fa dalla sua diocesi di Diofa, nella Repubblica Democratica del Congo. Cordoglio alla sua famiglia e alla diocesi di origine è stato espresso dal vescovo e dal clero diocesano. La celebrazione delle esequie si è svolta venerdì presso la chiesa del Sacro Cuore dei Padri Salesiani a Roma. Riposa in pace Don Alen.
Diamo ora uno sguardo agli impegni nell'agenda del Vescovo. Lunedì 3 aprile alle 19 presso l'Oasi San Giovanni Battista di San Polo dei Cavalieri incontra i seminaristi delle diocesi di Tivoli e di Palestrina con le loro famiglie. Martedì 4 aprile alle 10.30 presso le cementerie di Guidonia e mercoledì 5 aprile alle 11 presso l'Istituto Maiorana di Guidonia celebra la messa in prossimità della Pasqua. Giovedì 6 aprile alle 10 presso il Santuario di San Vittorino Romano presiede la messa del Crisma concelebrata con tutti i sacerdoti della diocesi di Tivoli e di Palestrina. Alle 18 presso la cattedrale di Sant'Agapito Martire presiede la messa in cena Domini. Venerdì 7 aprile a Tivoli alle 18 presso la cattedrale di San Lorenzo Martire presiede la solenne azione liturgica del Venerdì Santo. Alle 20.30, partendo dalla chiesa di San Biagio, guida la processione del Cristo morto. Sabato 8 aprile, presso la cattedrale di San Lorenzo Martire in Tivoli, presiede la solenne veglia pasquale, durante la quale conferisce i sacramenti dell'iniziazione cristiana a 4 catecumeni adulti. Domenica 9 aprile alle 10, presso la cattedrale di Sant'Agapito Martire in Palestrina, presiede la messa del giorno di Pasqua. Anche per questa puntata è tutto, vi ringraziamo per la vostra attenzione e vi ricordiamo i nostri podcast sul Vangelo del giorno, anche per Settimana Santa e Pasqua. Vi diamo appuntamento a sabato prossimo. Arrivederci!